Oggi è una bellissima giornata. Stiamo facendo oggi una giornata di workout. È un workout aerobico. In poche parole, facendo una piccola parentesi tecnica, abbiamo un esercizio da fare più volte e dobbiamo, intanto faccio partire il set, dobbiamo fare 15 minuti mantenendo un ritmo tempo, lo chiamano un ritmo tempo, è un ritmo che non è la soglia, è poco sotto la soglia, un ritmo che potresti mantenere per diversi minuti ed ogni due minuti dobbiamo fare un'accelerazione di 30 secondi. Dicevo che è un'ottima ripetuta, un ottimo lavoro da fare perché migliora tantissimo l'aspetto anche metabolico. E niente, sono già in fase tempo, come si sente dal fiatone, e come potete vedere posso anche un po' parlare. Sono 800 watt, sono tra i 320 e i 350 watt e ogni due minuti una piccola accelerazione sui 600. Ecco, ora si va a mangiare, se non chiudo la cucina. Praticamente se noi arriviamo troppo tardi per il pranzo, la cucina chiude, giustamente, perché cioè anche loro hanno i loro orari e quindi dobbiamo sbrigarci ad andare a mangiare, perché sennò, come si dice, anche oggi mangiamo domani. Via! Nel plato. Buongiorno. Dovrebbe essere un giorno di riposo. Ma di fatto lo è un giorno di riposo. Però dobbiamo... Mi sono svegliato presto. Mi sono dovuto svegliare presto perché abbiamo uno shooting. Niente, indosseremo degli abiti, faremo una passerella sulla spiaggia e poi faremo una giratina piccolina in bicicletta, giusto per recuperare un po'. Primo blocco finito, inizierà il secondo domani. Bisogna metterlo il casco, ragazzi, sempre. Siamo pronti, adesso arrivano anche i fotografi. Ci spostiamo nella location. Sento un po' un rider di città, così, vestito casual, con la giacchetta la mattina. Il sole in fronte. Seconda di oggi. Ok, bravo. Ok, bravo. Bravo. Ok. Sai the bottle, talk about that. Siamo al 114esimo Chuck, ma we're gonna make it. I'm Daniel, maybe you can say... Ok, thank you. Cerco un po' di musica. Iggy Pop, ancora 20 minuti. 20 minuti di tempo, ho voglia di Iggy Pop. I'm a real wild one. Magari avessi una sigla così per il mio blog. Accidenti. E niente, oggi ragazzi, così, vorrei farvi conoscere un po' di gente, ma... It's annoying. You know, I'm gonna make the vlog. Ok. Vlogos. E magari oggi faremo qualche video con Bodnar, ma è molto timido lui sempre. E qui invece c'è Bodnar! Buongiorno Italia! Per il numero uno. E ci stiamo scaldando. Bodnar, sei agitato tu? Io? Devo mangiare e poi menare, basta. Esatto, mangiare, menare, dormire, mangiare, menare, dormire. Pausa pipì. Prima del test. Ah! Di prima mattina. Va bene. Digerire bene la colazione. Brutta storia. Il test. Comunque sia, iscrivetevi a questo canale, sarà divertentissimo, ci saranno tantissime puntate del Vlogos. Iscrivetevi e commentate e datemi delle idee, perché siete dei geni e io sono a corto di idee. By the way,
ho tralasciato un po', diciamo, il topic, il goal, l'obiettivo principale di questo vlogos, che era quello di parlarvi della differenza anche tra una squadra World Tour e una squadra professional. Penso che ho trovato in alcune squadre World Tour e in questa, che è tra l'altro di fatto l'unica che ho frequentato, la fatica è la stessa, i chilometri sono gli stessi. Chi vuol parlare di serie B può anche parlare di serie B. Corridori, meno gare in calendario molto prestigiose, e alcune gare molto prestigiose come il Giro, il Tour e la Vuelta non sono così scontate, devono essere invitate le squadre professional. Sento di essere un pochino più leggero, sento di essere un pochino più tranquillo, perché non lo so, ma non tanto perché non c'è la pressione del risultato, perché qui il risultato si vuole avere, vogliamo vincere, vogliamo andare forte, vogliamo dimostrare di essere forti, davvero competitivi ad altissimi livelli. Però c'è un ambiente molto più familiare, c'è questa veramente è un aspetto meraviglioso che spesso ritrovo nel Just Ride. Cioè i corridori hanno voglia di uscire, hanno voglia di fare gli scatti al cartello per divertirsi, hanno voglia di fare le 6 ore perché c'è un bel giro da fare. In altri ambienti invece ho trovato questo molto fastidioso. In generale credo che il gruppo stia davvero andando bene. C'è una bellissima parola in inglese, ti dice commitment. Tutto il gruppo è very commit. È veramente bello vedere un gruppo che si impegna, che ci crede, che vuole migliorare, che vuole lavorare. E lo vedi anche in queste occasioni, quando insomma ci si testa, ci si confronta non solo con gli altri ma anche con se stessi. Ho sentito diversi atleti che oggi comunque si sono migliorati nel test in salita in 20 minuti, sia in termini di velocità, quindi di tempo in salita, ma anche di potenza, di sì. Doccia, io l'ho appena fatta, si va a mangiare e oggi dovrebbe arrivare il nostro capitano Peter Sagan. Oh, sapete che ho iniziato un vlog? Vlog. Sai come si chiama? Vlogos. We want to say hello for Daniel's vlog. Ciao. Vlog. Call in the right. Vlog. Peter, you love Vlogos. Daniel. Vlogos. Eccoci qua. Allora oggi distanza. Non dovrei mai dire distanza. Sì. Io e il signor Maciej Bodnar in camera insieme perdiamo sempre le chiavi, allora ce le facciamo rifare dalla receptionist. Solo che poi le troviamo tutte in un botto, tutte in una volta, e ce le troviamo tutte in tasca. In inglese dicono in the middle of nowhere. Siamo l'ultimo gruppo, ci siamo fermati un paio di volte ad aspettare, cioè a cambiarci, perché siamo messi e tolti le maglie un po' di volte per le foto e i video, e tutto top, tutto procede bene. Dopo 6 ore di lavoro, ecco, devo finire così. He's a quite small team, but they wanna grow, they wanna be bigger and bigger. Ecco, dopo questa bellissima intervista alla TV francese, in inglese, vado a riposare. Abbiamo fatto 6 ore di sella, più o meno 100, più di 180 km, fantastico. Questo era proprio un endurance ride di 4000 calorie e siamo andati più o meno forte. E cosa posso dire in più? Comunque oggi è veramente giornata di scarico totale, ci vuole tutto, e c'è una cosa più figa da fare nel mondo, è il massaggio al mattino. Massaggio al mattino con il mio grandissimo massaggiatore Marosh.
E niente, quindi poi tutto il pomeriggio libero per chiacchierare, per fare delle cose, vedere gente. Hola. Hola. Che tal? Todo bien. Todo bien. E oggi è l'ultimo blocco di lavoro. Oggi è l'ultimo blocco di due giorni, oggi e domani. E sto aspettando il piccolo Bodnar, che, come dice lui, non siamo in ritardo, ma lo saremo. Ciao, allora, oggi distanza di 5 ore, più o meno saranno 160 km. Sono qua col grande Bonifazio, grande velocista, grande tutto, grandissimo. Piantato in salita come uno scoglio, però. Scogli in salita. Siamo in una parte di recupero perché abbiamo fatto delle accelerazioni mortali, accelerazioni dal wattaggio. Praticamente il Garmin non ha tutti i decimali per registrarli. Però non hai visto Il Padrino, non hai visto Pulp Fiction, però ascolti la lirica. Sì, ascolto un po' di musica tranquilla, da rilassarmi un po', che sono stasera Pulp Fiction troppo agitato. We are pretty fucking far from okay. Magari un film può calmarmi un po', quindi sì. Stasera lo guardo. 1000 calorie, attenzione, tempo di un panino. Ritiro è finito, ora si riposa un po'. Niente, siamo praticamente quasi pronti per correre. Avrò il mio programmino, torno a casa, defatico un po', insomma, defaticare vuol dire fare qualche giretto, qualche piccolo accorgimento ancora di workout specifico, però niente di particolare. E poi si va in Arabia, Arabia Saudita, al Saudi Tour. Parto per la prima gara, non vedo l'ora sinceramente, sono carichissimo. Restate connessi, sarà una figata!